Buongiorno, buongiorno amici. Allora, il giro continua per tutta la Toscana. Tra le nostre eccellenze, tra i distretti produttivi più importanti non solo della Toscana e d'Italia, ma d'Europa. E oggi dove sono? Magari da quello che vedete dietro, forse ve lo immaginate. Oggi sono a Prato, sono visi a visitare una delle aziende leader più importanti, la Comistra, col suo proprietario Sauro Tesi. Mi ha fatto visitare, mi ha fatto fare un vero e proprio viaggio all'interno di quella che è la sua azienda. E abbiamo visto come i vestiti che vengono buttati nei cassonetti tornano a nuova vita. Il 60% di questi vestiti va al riuso, quindi al Esattamente. mercato del riuso. Certo. Ma la restante parte viene riutilizzata, riciclata in quella che è l'economia circolare e torna a nuova vita. E quindi arrivano qua con i capi nuovi. Mi spieghi Sì, ai nostri amici? hai detto benissimo, perché tutto quello che non è buono per essere riusato tale e quale, noi lo prendiamo e lo riavviamo nel sistema di riciclo, dove ricreiamo fibra, filato e facciamo tessuti di altissimo livello. Magari qualcuno a casa potrebbe pensare con un tessuto, con un prodotto riciclato, di ottenere un capo di bassissima qualità. Non è assolutamente vero, anzi, io voglio per questo mostrare. Che, anzi, ti invito a mostrare anche a te un capo fatto interamente 100% del riciclato. Quindi questo non si direbbe che è un capo fatto da quello che potrebbe essere stato potenzialmente un rifiuto, ma è un capo che viene acquistato oggi da più grandi brand del mondo, un capo che ha la sua eleganza, la sua estensione di vita, perché sono prodotti fatti per durare. Questo io credo che rispondano a tutti i canoni della sostenibilità dell'economia circolare. Cioè, un prodotto non usa e getta come oggi ci dà il fast fashion, perché ci impone di continuare a cambiare molte volte il capo che utilizziamo perché viene fatto con prodotti scadenti. Anzi, paradossalmente, questi prodotti fatti dal riciclo sono fatti per durare. Io credo che qui la sostenibilità sia veramente al Al top. top, poi vedete qua ci sono tutti i campionari dei vari tessuti, delle lane che sono. Esatto, Questa è esatto. proprio lana, cioè la lana dei maglioni pura che viene tutto in un percorso che abbiamo fatto prima, lavata, cardata, rifilata, Rifilata, esatto. torna ad essere quindi utilizzata per un capo nuovo. E a voi si rivolge tutta l'alta moda, Tutta l'alta moda, dalle tutta marche l'alta moda. più Ma importanti. possiamo citare Armani, possiamo citare Hugo Boss, H&M, Inditex, Zara, e quindi possiamo citare veramente tutto il mondo, l'America, noi vendiamo in tutto il mondo. E quindi io credo che sia oggi più che mai da tutelare un distretto come quello di Prato, un'eccellenza italiana che tutti ci invidiano in tutto il mondo. Sinceramente, noi qui dentro sono passate negli ultimi anni varie, diciamo, imprese che vorrebbero saper fare quello che sappiamo fare noi. Ecco, ma voi capite cosa significherebbe invece che riciclare completamente tutti questi capi, mandarli in discarica, doverli smaltire come rifiuto? Sia un costo per le aziende che magari hanno uno scarto di produzione, ma anche proprio un costo vivo di smaltimento per quanto riguarda i comuni, per tutti i cittadini. Quindi le tariffe anche si alzerebbero perché dovreste Certo. smaltire un rifiuto che invece non è rifiuto, ma torna a nuova vita. E purtroppo ultimamente anche l'Europa non aiuta, diciamo, il vostro settore, perché abbiamo parlato stamattina di alcune cose che dovrebbero essere riviste proprio per permettere al distretto pratese di continuare a lavorare, di continuare a dare lavoro a più di 40.000 persone, 40.000 addetti. 42.000 addetti o 7.000 aziende, ma quello ci tengo a dire è che riciclare, recuperare, creare risorse da quello che potenzialmente è un rifiuto, per noi non è un rifiuto, non è mai stato da 170 anni, vuol dire creare occupazione,
Non dimentichiamoci che l'Italia è il primo produttore di moda e lusso al mondo, Susanna, e non ha materie prime, le deve tutte importare. Quindi, ma che bene anche sulla bilancia dei pagamenti facciamo con il nostro riuso e riutilizzo. Cioè, questo, sinceramente, quello che ho notato, abbiamo notato ultimamente, è che c'è una grande attenzione, ci viene dal mondo. In Italia c'è un po' più di distrazione per quello che è il nostro settore. Io mi auguro che presto si possa rimediare agli errori che sono stati fatti in passato. Sicuramente ci impegneremo per questo, in Regione Toscana, ma faremo pressione anche in Europa. Io questo lo Grazie. rimetto qui, perché fuori è anche parecchio caldino. Questo magari andrà, se lo metterà qualche bella signora questo inverno, e speriamo che anche il settore della moda riprenda presto a volare. Sapete che è uno dei settori più colpiti dal lockdown, uno dei settori più colpiti dalla crisi. Molti capi, anche estivi, sono rimasti invenduti. La produzione stessa della prossima collezione autunno-inverno ha subito un grave arresto, una grave frenata. Quindi, in bocca al lupo a chi lavora e dà lavoro. E la politica non deve fare altro che sostenere questa economia circolare, sostenere il riuso, sostenere il riciclo e sostenere soprattutto i tanti lavoratori impiegati in questo magnifico settore, eccellenza della Toscana.